Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream, io sono RatroX mentre oggi siamo tornati su The Wardrobe. Ebbene, nell'ultimo episodio non ricordo cosa abbiamo fatto, perfetto, cominciamo benissimo. Però non vi preoccupate ragazzi, perché ormai so che siamo veramente molto vicini al finale. Infatti, anche se un pochetto mi dispiace per questa cosa, ma io alla fine non sono più riuscito. Purtroppo ho dovuto leggere i vostri commenti. E tra tutti quelli che commentavano ovviamente ci sono sempre quelli che vanno a spoilerare. E quindi sì, in teoria so cosa fare per completare circa l'80% di tutto ciò che ci serve per arrivare al finale di questo gioco. Comunque, vediamo un attimo. Allora, nell'episodio precedente siamo rimasti, se non sbaglio, indietro nel tempo. E mi avete detto che, in pratica, questa targa, non il calderone, la targa, per favore. Ah, non la posso. Ah, è vero, perché dovevo tornare nel presente. In poche parole, questa targa è molto importante perché noi, in teoria, la dobbiamo andare a rigirare e ci fa vedere la data 1981. E adesso, cosa molto interessante della quale, lo so, è molto difficile da credere, però me ne sono accorto anche prima, senza il vostro aiuto, grazie. Comunque, se noi andiamo nella macchina del tempo, in pratica adesso vi faccio vedere letteralmente al volo, noi abbiamo scritta la data 1863. Ed io in teoria, qualche episodio fa, avevo provato a passare nell'anno 1861, ma purtroppo non ci permetteva di farlo. E quindi che cosa bisognava fare per non andare in un'altra data che non sia maledetto 1863? Dovevamo andare a mettere la data che stava nella targa rigirata. Infatti, se noi andiamo a rigirare la targa, da come vedete, è scritto 1981. Comunque, per ora questa cosa non ci importa perché, in teoria, da quel che mi avete detto, devo andare a mettere nel calderone dei soldi che andrò a prendere da una cassaforte segreta nascosta nella casa, se non sbaglio, questa qui. Adesso, vabbè, ragazzi, non vi preoccupate, facciamo tutto quanto passo per passo. Quindi, andiamo velocemente verso la casa, ok, perfetto. E dove dobbiamo andare? Praticamente dobbiamo andare nel secondo piano, se non sbaglio, verso la... era questa la casa? Sì, mi sembra di sì, almeno spero. Qua, giusto? Sì, dovevamo andare qui dentro e da come vedete ci sta il ritratto. Però, purtroppo, ogni volta che noi andiamo a cercare di toccare quel maledetto ritratto, ci sta questa bellissima pianta di Mario che cerca di violentarci. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, nell'episodio precedente noi abbiamo raccolto questi semi dall'interno del calderone. E io ho fatto una cosa abbastanza stupida, perché nell'episodio precedente ho anche tagliato la scena del museo dove c'era la maledettissima macchina che parlava per mezz'ora intera, maledizione, e che spiegava tante belle cose. Comunque, visto che non sapevo che questi semi ci sarebbero serviti a qualcosa, pensavo, vabbè dai, tanto la scena la tagliamo. Invece, a quanto pare, i semi di mela bisogna andarli a dare alla pianta carnivora, come ci ha detto ovviamente la macchina nel museo. E questa pianta in teoria dovrebbe morire? Non saprei, vabbè, proviamo. Vediamo. Ehi, un pochetto. Bella, guarda cosa ho qui per te. Ok. Ha mangiato i semi di mela, quindi adesso schiatti, vero? Per favore. Oh, ok, ha funzionato ragazzi, perfetto. Una volta ogni tanto vedo che ascoltare le cose molto noiose funziona. Vabbè, vediamo un pochetto il ritratto. Oh, abbiamo finalmente una cassaforte. E che cosa ci sarà dentro questa cassaforte? Non lo scopriremo mai perché è chiusa, vero? Non può essere la combinazione. Esatto. Perché non la posso aprirla quando si può semplicemente sradicarla a mani nude dal suo blocco di cemento. Grazie davvero per avermi illuminato. E qui Skinny ti sbagli, perché è proprio quello che cercheremo di fare. Vabbè dai, forse non andremo a sradicarla a mani nude, però in teoria, se non sbaglio, qui da qualche parte si poteva andare a prendere degli esplosivi. Infatti ragazzi, se voi ci pensate un attimo, nel cimitero ci stavano i bellissimi bambini che andavano a giocare con i petardi. E vabbè, non ci vuole tanto a fare 2 più 2 che petardi equivale a polvere da sparo, tanta polvere da sparo uguale boom. Salve bambini, oh siete voi? Teppistello. Sì, sono loro mi sa. Scusatemi, avete dei petardi, vero? Potrei prestarmeli? Potreste prestarmi qualche petardo? Oh, fateli comprare da tua madre. Ma non ho una madre. Levati dai piedi, non lo vedi che abbiamo da fare? E qui però ci sta un piccolissimo problema, perché da qui in poi non so niente. Perché è finito lo spoiler. Quindi ragazzi, so che dobbiamo andare a prendere i petardi da questi teppistelli, ma non so bene come. Peperoncino, gli diamo dell'assenzio? Ormai ci sto provando con tutti, forza, magari li drogo. Strada sbagliata. No, questo lo posso usare? Oh, ok, questo funziona? Ma ho no, ma dovevo andare... Ho la vita. Credi di far paura a qualcuno conciato così? Neppure no. Una mosca. Ragazzi, che tristezza! Ora che ci faccio caso, non ho mai visto un costume di Halloween così ridicolo! Parla al tizio vestito da tentacolo, comunque. Ah,
vabbè, ragazzi, dovrò inventarmi qualcos'altro. Hai ragione. La nostra generazione è troppo desensibilizzata da serie TV e videogiochi. Non ne grazie so niente. Tante, HBO. No, comunque, ragazzi, ci sono rimasto deluso. Maledizione, il lenzuolo rosso lo dovevo usare contro un toro o qualcosa del genere, non contro di loro. E dai, dovrei trovare un modo per prendere i petardi, giusto? Non saprei. Vabbè, sapete cosa c'è? Intanto andiamo un attimo nel museo, perché nel museo avevo da prendere un attimo una cosa. Se noi andiamo di nuovo qua nella camera della videosorveglianza e cose varie, perfetto, ciao amico. Ecco, tra tutte le conversazioni non avevo cliccato proprio su quella più importante, perché dobbiamo in teoria insultarlo. Sì, questa cosa fa sempre parte dello spoiler, dico subito, eh. Basso, cicciottello e cardiopatico. C'è dell'altro? Il tuo sarcasmo mi lascia assolutamente indifferente. Hai di fronte a te il campione nazionale in carica di gara di insulti, nel caso non lo sapessi. Oh, niente, tu non sai che hai sfidato. La mia lingua tagliente. Allora. Ok, oh, la madonna, sto godendo tantissimo. I tuoi genitori hanno anche figli a grandezza naturale. Non sarai mai neanche la metà della guardia che è tuo cugino. No, che brutto. Il tuo abbonamento a Netflix è stato hackerato. Oh mio Dio, no, io lo faccio. Il tuo abbonamento a Netflix è stato hackerato. Piuttosto preferirei essere accoltellato. Ah, quindi possiamo continuare? No. Ti annoi a guardare quegli schermi tutto il giorno? Ragazzi, non ci preoccupiamo, andiamo alle battute più pesanti dopo. Non ti annoi a guardare quegli schermi tutto il giorno? Un po', ma purtroppo i tuoi genitori l'hanno smessa con l'industria del porno. Oh, bene, è così che giochi? Allora andiamo a quelli più pesanti, bastardo. I tuoi genitori hanno anche figli a grandezza naturale? Attaccare la mia altezza non trovi nulla di più originale? Sembra che tu non sia mai stato colpito dalla freccia sembra di Cupido. Sembra che tu non sia mai stato colpito dalla freccia di Cupido. Ok. Sì, ragazzi, ci siamo. Che cosa gli è successo? Perché sei girato con... No, ma stai bene? Ti avevo messo in guardia, ma non mi hai voluto dar retta. Ma dai! Mi sembra sia rimasto a corto di fiato. Che tristezza, mi ci ha fatto rimanere male. Comunque adesso, se non sbaglio, dovremmo andare a fare una foto qui da qualche parte, non saprei. Non è una cattiva idea. Qua? Oh, ok. Ok, quindi dovevamo andare a fare la foto di un qualcosa, non ho ben... Adesso è tutto chiaro! È vero, dovevamo andare praticamente nella sala della seconda guerra mondiale. Adesso prendiamo la bomba disinnescata. Avevo anche messo fuori gioco la guardia, ma ti ricordo che l'area è comunque sorvegliata da telecamere. Ed ecco a che cosa ci servirà la foto. Quindi, allora, andiamo a mettere questa foto sulla telecamera. Perfetto. Sì, ok, funziona, benissimo. Sicuramente nessuno se ne sarà accorto, ragazzi, assicurato. Adesso prendiamo questa bomba disinnescata e l'unica cosa che ci manca in questo momento sarebbe la polvere da sparo. Ma cosa diamine dobbiamo fare? Questo non l'ho capito. Perciò vediamo un attimo, mamma mia. Mi sa che adesso parlarci non funzionerà di nuovo. Vediamo. Ehi, ragazzi, potreste prestarmi qualche petardo? No, è sempre la stessa cosa. Andiamo qui per caso? Vediamo un pochetto. Nonna, nonnina, per favore aiutami tu. Nonna, due ragazzini qui fuori mi prendono in giro. Qualcuno tratta male il mio piccolo Ronny. Mocciosi. No, funziona veramente. Adesso ci pensa la nonna. Che bastardata. La madonna, la nonnina la vedo un pochetto incavolata comunque, eh. Sono scappati? Sì, sono scappati, hanno lasciato i petardi, perfetto! Abbiamo i nostri petardi, abbiamo la nostra... Non devi proprio vedere le loro facce! Nonna, tu mi fai paura ogni tanto comunque, eh. Va bene, comunque adesso abbiamo i nostri petardi. Se non sbaglio possiamo andare a unire i petardi e la bomba? Prima per di caso? Tutto estraiamo la polvere da sparo. Sì, però stai calmo, ok? Adesso... Grazie. Oh, adesso è per caso attiva? Bomba carica, sì, perfetto. Allora, la cosa che dobbiamo fare in questo momento quindi sarebbe andare dentro la casa nostra e far esplodere quella cassaforte, giusto? Bomba carica, ti posso mettere qua, per favore? Mi servirebbe qualcosa per fissarla alla cassaforte. Lo sapevo, ne ero quasi sicuro. Che ne so, hai della gomma da masticare per caso? L'assenzio è la bomba. L'utilizzo del mouse non era per... Mamma mia, sto provando a usare quest'assenzio con tutto, vi giuro. Oh, bende! Le bende vanno... Che cavolo fanno le bende qua, però? Non ho capito. Piano! Mio marito potrebbe sentirci! Aspettate! Cosa ci stanno facendo le bende qua? Non è che ci sta per caso la coppietta di mummie dietro quella Mamma mia, ho paura di controllare. Ragazzi, mi sacrifico per voi. Controllo cosa c'è dietro quella porta. Vai!
Ah, non c'è ancora, non c'è nessuno, ci sta soltanto Chucky. Che cosa ci stai facendo qua ancora? Va bene, le bende ora posso unirle insieme alla bomba? Non credo che così facendo farei grandi progressi. Ci serve qualcosa che vada ad unire le bende insieme alla bomba carica, ma adesso non so bene cosa. L'assenzio? Sono accorto di te. Complimenti, bella musica. Oh, ho capito, ma che cavolo sto facendo in questo momento? Non ha senso. Bomboletta spray, la possiamo prendere? Buono, però a cosa ci servirà non lo so, sinceramente. Sei consapevole del fatto che... Esatto. Aspettate, forse ha senso... Sono accorto... Oh, sì, mamma mia, un anno! Che come cavolo può funzionare il gomitolo di ragnatela? Oddio! Ah, bomba carica perché la ragnatela era appiccicosa. Porca trota, ci ho messo un anno veramente. Forza, torniamo velocemente nella casa. Andiamo a mettere questa dannatissima bomba. Vai, mettiti qua. Cassaforte. Oh, attiva non il timer. Non ti è venuto in mente neppure per un momento che qualcuno potrebbe sentire il botto dell'esplosione e chiamare la polizia? Ma quanti problemi ti fai nella vita, tu fammi capire. Ok, ho capito, quindi cosa dobbiamo... Ah, ho un'idea. Allora, in teoria, noi, visto che prima abbiamo parlato con l'alieno, senti un attimo, alieno, potresti alzare un attimo la musica? Adesso dimmi che funziona, però, bastardo. Potresti aumentare la musica. Adesso, invece, torniamo velocemente su e vediamo finalmente cosa diamine succede. Oppure no. Oppure questo episodio lo finisco qua. Oh, sono veramente una brutta persona. Non vi preoccupate, comunque dai, cercherò di farlo il più presto possibile. Comunque vada, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata sul mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.